Il Career Day è un momento fondamentale perché è una porta sul futuro. Oggi gli studenti vengono, si confrontano con le imprese, spiegano quali sono le loro aspettative, le imprese spiegano quali sono i loro fabbisogni, però ci sono anche altri momenti nel processo di formazione e di orientamento degli studenti fondamentali, tra cui lo stage. Io insisterei molto sul binomio stage Career Day, perché nello stage lo studente vive l'impresa, vive tutti i minuti della vita dell'impresa, tutti i momenti, tutte le situazioni. Nel Career Day c'è un confronto, diciamo, finale. Lo studente sta per uscire, sta per aprire questa porta, e dall'altra parte si trova tutte queste imprese che sono pronte ad accoglierlo. Quindi è un momento di confronto fondamentale e spero che nel futuro questo momento sia sempre più valorizzato. E poi per il resto insomma, è tutto valutabile, non so lei che percorso ha. Due ultime iniziative che l'Ateneo di Brescia offre agli studenti che stanno concludendo il loro percorso di studi. Il primo riguarda la banca dati Vulcano, all'interno della quale gli studenti possono inserire il loro curriculum, le aziende accedono, guardano il livello di preparazione e il livello di specializzazione e contattano direttamente lo studente per un colloquio, per una possibilità lavorativa. La seconda, che accompagna sempre gli studenti in uscita, sono i colloqui per prepararsi ad entrare nel mondo del lavoro. È un'opportunità che ancora non tutti gli studenti hanno colto, li invito molto a sfruttare questa ulteriore opportunità che l'università offre loro. Io ti chiedo quanto sei disposto a guadagnare, quanto vorresti guadagnare, è per capire se tu sai quanto vali, se tu sai il prezzo di mercato per il tuo ruolo. Se voi vi candidate per programmatore, voi dovete sapere nella media quanto guadagna un programmatore, e di solito il prezzo si esprime lordo all'anno, intesi? Per cui c'è gente che ci spara delle cifre spropositate e mi fa capire che non ha nemmeno la più pallida idea di cosa sia il lavoro. Buongiorno, Federico. Vabbè. Stefano. No, aspetti, lei intanto comincia a chiacchierare. Del più del meno, o preferisce che... No, lo so, che è venuto per... No. Mi dica cosa fa, cosa non fa, si presenta. Beh, io diciamo che sto studiando, sto finendo il mio corso di laurea triennale presso l'Università di Brescia in Economia e Commercio. Dicevo che sto studiando Economia e Commercio presso... Mi raccomando, non fate questo se vi danno la sedia mobile.
perché dopo un po' fate venire il mal di testa. Almeno nell'ultimo periodo della mia vita, nel senso che sono più tempo passa, più mi sono convinto del fatto che questa scelta sia quella giusta per la formazione che mi permette di avere. E un colloquio un attimo, sì, grazie, ciao. Scusi, eh. Sì, ci mancherebbe. E cercate di guardare l'altro in faccia quando ci parlate, perché per creare un rapporto. Poi se lui è maleducato e fa un'altra cosa, pazienza, continuate tranquillamente. Se volete richiamare la sua attenzione in quel momento lì, se sta guardando da un'altra parte, non giocatevi tutte le carte importanti. Cioè, se avete un punto a favore, se te per Google devi essere assunto perché secondo te hai un'arma fantastica nella manica, non te la giocare quando guarda da un'altra parte, giocatela quando guarda davanti a te, così almeno sei sicuro che passa il messaggio. Una domanda, se la faccia lei la domanda? Mi do anche una risposta. Il motivo per cui stando sul classico potrei chiedermi perché lei adesso dovrei uscire di qua con la consapevolezza di potermi giocare qualche possibilità di essere assunto. Sto chiedendo anch'io, sì. Prego. Cioè, lei si è fatta la domanda difficile? Perché penso, perché questa mia capacità di complicarmi la vita, penso potrebbe essere, come si può dire, incanalata in un'utilità per sviluppare e migliorare sempre anche l'attività in cui mi impegnerò in azienda. Perfetto. Se vi fanno fare una domanda, non vi fate la domanda più difficile a cui non sapete rispondere, fatemene una, perché quella, mettetela in testa, Cioè, si faccia una domanda e si dia una risposta, è per vedere la capacità di reazione agli stimoli che ha la persona. La ringrazio. Grazie. Bravo. Era un po' più cattivo questo, però capita. Capita anche questa cosa qua. E andare sul cellulare, spippolare, far finta di spippolare, oppure parlare davvero, perché magari ho 20.000 altri impegni, quindi sono ritagliato una cosa o un'altra. Mi spiace, sono stato cattivo, ma è meglio che vi prepariate qua alle possibilità. Le domande che vi faccio sono le domande standard, quella del fidanzato, sposato, soprattutto le donne l'avranno beccata tutti questa domanda. Poi da adesso che c'è un po' più di problemi perché non si può chiedere o cose di questo genere, ve la prenderanno larga, no? La domanda che mi fanno sempre le donne: ma devo dire che sono sposata per i figli, per le cose? Fregatevene, dite quello che sentite, punto e basta, perché non potete pensare di sapere come la pensa chi vi sta intervistando. Perché c'è quello che odia la famiglia, c'è quello che invece la famiglia la adora. E voi non lo potete sapere a prescindere. L'Università degli Studi di Brescia è sempre stata molto attenta a proporre e a fornire corsi di laurea che abbiano poi un effettivo sbocco. Se consideriamo che a 3 anni dalla laurea più del 90%, il 92% dei nostri studenti ha un lavoro e più della metà, 67% a tempo indeterminato, credo che la scelta universitaria, la scelta dell'Università di Brescia sia una scelta che nel futuro possa dare agli studenti un'adeguata sicurezza. Competenze che vanno in quella direzione, vi sto parlando quindi di energie rinnovabili, sostenibilità, industria agroalimentare, tutto quello che ha a che fare con l'aspetto legato al benessere della persona, eccetera, sono tutti aspetti e tutti orientamenti e rami verso i quali andare, perché sono sicuramente rami che avranno un forte sviluppo. Anche in questo campo l'ingegneria può fare tantissimo. Verrà presentato ecco un sistema integrato che attraverso un giro di sensori inseriti nel terreno, che poi parlano con via wireless, con tutta una serie di sistemi, garantiscono l'integrità, la tracciabilità e addirittura le caratteristiche organolettiche del prodotto in maniera univoca. Questo va nella direzione, per esempio, del garantire e tutelare le produzioni, i marchi. Ci sono 70 miliardi valutati come quello che viene in qualche modo truffato, o meglio, se voi andate all'estero trovate il Brunello di Montalcino, ma non è il Brunello di Montalcino.
Allora, per tutelare il neve e il montalcino ci sono una serie di sistemi, quello che vi ho raccontato è uno di quelli, proprio perché garantendo l'unicità del prodotto si ottiene una maggior confidenza che da parte di chi lo acquista. Il problema è che bisogna essere capaci di farlo quel mestiere, non te lo puoi inventare. Ecco perché vengono pagati così tanto. Le aziende se li rubano. Guardate che invece cerchiamo persone utili, persone che abbiano capacità di ascolto e abbiano la capacità, ascoltando, di immaginare che ci possono essere punti di osservazione diverse e che non hanno paura di sbagliare e che sappiano che si sbaglia e che è normale sbagliare. L'essere umano è, ahimè, imperfetto. La scelta dell'Università di Brescia sia una scelta che nel futuro possa dare agli studenti un'adeguata sicurezza